Di recente la questione Libia purtroppo è all'ordine del giorno, stamattina le ultime notizie, cosa possiamo dire in merito? Abbiamo un governo smarrito, nel senso che è fuori gioco a livello europeo, a livello internazionale, non svolgiamo più quel ruolo che storicamente abbiamo sempre svolto nel Mediterraneo, nei paesi frontalieri, quindi in Libia, in Tunisia, in Algeria. Noi abbiamo avuto sempre dei ruoli straordinari e questo governo non è in condizione di svolgere nessun ruolo. Purtroppo siamo fuori gioco, avremmo dovuto intervenire prima in Libia perché noi abbiamo avuto rapporti storici con la Libia. Colonialismo però. Sì, abbiamo anche degli interessi notevoli noi da difendere in Libia. Siamo stati a guardare e ora purtroppo siamo fuori gioco. In merito alle questioni internazionali, sempre in relazione a delle diverse guerre che ci sono, il ministro degli esteri, si richiede al ministro degli esteri sia di starne fuori sia di sostenere Trump. L'UDC in merito al sostegno della nostra nazione alle decisioni di Trump invece come si propone? Perché questo ministro dell'estero credo che a voi non sia tanto... No, ma Trump ha fatto una cosa, come nel suo carattere, avventata, ma... Insomma, che poi Soleimani fosse un personaggio che ha provocato comunque dei grandi problemi anche in termini di terrorismo internazionale è noto a tutti. Quindi, detto questo, però, il problema è il ruolo che deve svolgere l'Italia e in Europa e nel mondo, che oggi non c'è. Oggi questo governo, questo ministro degli esteri è out, è fuori gioco. Questo è quello che io vedo, questa è la realtà, purtroppo non contiamo nulla. Io mi auguro che invece ci sia un cambio di passo e che si torni ad essere protagonisti soprattutto nel Mediterraneo, dove lo siamo sempre stati.